Un saluto ai telespettatori da Sergio Labella, bentornati a Salutaria Focus. Questa puntata è dedicata ad ospitare l'associazione Volere è Potere e qui abbiamo qui la presidente dell'associazione Maria Cristina Strocchi, che è una psicologa psicoterapeuta, e abbiamo la dottoressa Sabrina Boriani, psicologa. Le abbiamo invitate perché oggi parleremo di un tema molto importante che è assertività e gestione della rabbia. Ecco, sono due aspetti, due emozioni che spesso accompagnano le relazioni umane nel luogo di lavoro, nelle relazioni tra due partners, e vedremo come gestirle, quali sono i consigli che ci possono dare due psicologhe e quali siano poi i riflessi che hanno questi nella vita di relazione di ognuno di noi. Allora, entriamo subito in argomento. Quindi, dottoressa Boriani, che cosa significa assertività? Proprio una definizione, giusto per capire di cosa parliamo. Allora, per assertività si intende la decisa volontà di manifestare i propri diritti e di rispettarli, cioè di esprimere le proprie opinioni, le proprie emozioni e i propri bisogni nel rispetto dei diritti degli altri e non dei voleri. Certo. E quindi quando è che c'è la necessità di assertività? Diciamo, quando è che c'è il momento in cui è importante che con questa modalità, sia pure rispettosa, vengano messi dei puntini sulle i? Allora, diciamo che l'assertività si può imparare attraverso una serie di tecniche che sono molto utili per migliorare le relazioni sociali. Quindi, quando ad esempio ci si trova di fronte ad una persona che ha un comportamento aggressivo, può essere utile adottare queste tecniche. Oppure quando viceversa una persona ha un comportamento passivo, è utile imparare appunto queste tecniche per poter essere assertivo e quindi vincere, diciamo, la sfiducia di non riuscire ad emergere in una situazione sociale. Certo, quindi c'è una componente che ha a che fare quindi con l'autostima. Esatto, ecco. C'è una componente legata all'autostima, in quanto l'assertività può essere espressa solo nel momento in cui si ha una buona concezione di sé. Certo. E quindi quando diciamo l'autostima è ad un buon livello. Infatti l'autostima è un'autovalutazione dell'immagine di sé, che dipende da un'immagine del sé reale e da un'immagine del sé ideale. Maggiore la discrepanza tra l'immagine del sé ideale, cioè tra quello che noi vorremmo essere, e l'immagine del sé reale, cioè dell'immagine in cui noi ci vediamo nella realtà, maggiore questa discrepanza e minore l'autostima. Infatti. Cioè. Quindi comunque autostima è auspicabile, ma comunque non significa non essere comunque oggettivi e realistici nelle proprie capacità. Ecco, diciamola, l'eccesso dell'autostima può essere l'esaltazione oppure una bassa autostima può essere un po' la depressione. Ecco, infatti una buona autostima prevede anche un'accettazione dei propri limiti. Oltre che il fatto di ammettere di avere dei valori. Certo. Bene, e invece l'altro, diciamo, capitolo che trattiamo questa sera è la rabbia. Ecco, l'ira viene descritta come uno dei 7 vizi capitali, ma questa sera noi parleremo della rabbia in termini psicologici, per cui vorremmo avere una definizione dalla dottoressa Strocchi. Allora, la rabbia è quella emozione che in genere dura poco, è il rancore che dura di più, che parte proprio dalle viscere. Infatti la persona che soffre, che vive questa emozione in maniera notevole, ha dei problemi gastrointestinali. Quindi è una cosa che emerge da dentro di noi e che ci fa perdere il controllo. Certo. È legata al dolore. Mentre noi erroneamente pensiamo che una persona arrabbiata sia cattiva, in realtà una persona arrabbiata
è addolorata, c'è rimasta male, è rimasta male per qualcosa. Ha sofferto lei e quindi manifesta in questa maniera. Quindi c'è quasi una sorta di reattività, diciamo, delle parti inferiori del sistema nervoso, per cui quelle più reattive, quelle istintuali, quelle che si prestano al riflesso. Esatto. Però vi sono delle personalità che indulgono più facilmente, no? Nella rabbia. Ecco. E ci sono anche dei validi motivi per arrabbiarsi. Infatti ci sono dei motivi effettivamente che fanno arrabbiare. Quando uno ti insulta, ti critica ingiustamente, dice falsità nei tuoi confronti, usurpa il tuo ruolo, certo. È anche normale arrabbiarsi. Quindi la rabbia dobbiamo accettarla come una normale reazione legata alla sopravvivenza dell'individuo. Se io non mi arrabbiassi mai, le persone probabilmente mi calpesterebbero. Certo. Invece la rabbia è proprio legata all'istinto di sopravvivenza. Ecco, tornando all'associazione volere e potere, in che maniera queste tematiche, quindi trattate da due psicologhe, ovviamente hanno buon diritto, ma che cosa fa l'associazione in merito a queste tematiche? L'associazione volere e potere si occupa di problemi di violenza e noi sappiamo che la violenza è legata alla rabbia. Quindi nella nostra associazione noi promuoviamo dei seminari, sì, per le persone vittime, che tendono a essere quindi persone passive, e le persone violente, che tendono a essere aggressive, delle tecniche intanto per sapersi difendere e anche per saper, dall'altra parte, gestire questi eccessi di ira, perché l'ira può portare alla violenza. Certo, e quindi voi vi promettete di promuovere la conoscenza su questi argomenti sia nei confronti del pubblico, di vittime, ma anche eventualmente anche nei confronti di stalker, ma anche nei confronti di formatori, certo, a loro volta. Ecco. Sì, perché il problema della rabbia è molto sentito nella nostra società, dove la vita frenetica, la frustrazione porta molte persone ad esternarla. Certo. Molto spesso, e penso che anche i nostri telespettatori. Eh beh, sì, è una emozione, come dicevamo prima, che è ben nota. Ovviamente, sì, appunto, finché si tratta di una reattività ad una situazione momentanea, temporanea, può avere anche, insomma, una sua giustificazione, purché sia fugace e poi magari elaborata razionalmente. Quando poi invece questa diventa, si allunga, si protrae nel tempo e, diciamo, obnubila anche il raziocinio, allora diventa un qualcosa di problematico. Tornando all'assertività, ecco, facciamo, diciamo, un set ambientato in un posto di lavoro, per cui, diciamo, c'è un organigramma, ci sono dei dirigenti, dei sottoposti. Ecco, quando è il momento in cui è importante portare la propria assertività e quali possono essere i momenti in cui la rabbia deve essere gestita, contenuta? Sì. Dottoressa Boriani. Sì, mi calo nella situazione. Potrebbe essere il fatto di esprimere il no di fronte a delle richieste che sono eccessive. Magari il datore di lavoro può richiedere continuamente di allungare l'orario lavorativo di una persona che invece, certo, vorrebbe, diciamo, riuscire a mantenere anche una vita al di là di quella lavorativa. Certo. In questo caso è importante che la persona dica di no. Dica di no perché? Perché si potrebbe pentire di dire di sì. Certo. Quindi questa è una tecnica che, certo, può essere adottata, che può essere appresa, e diciamo che si può anche dire di no senza sentirsi in colpa. Certo. Ecco, su queste parole ci fermiamo per qualche istante per dare la linea ai consigli per gli acquisti. State con noi a Salutaria Focus.
L'Associazione Culturale Salutaria invita i telespettatori che ci seguono nella trasmissione omonima ad un evento che si terrà il 28 di novembre presso la Cascina dal Pozzo in Grisignano. Ci sarà una conferenza dal titolo Ad ogni stagione il cibo biologico giusto. Alla conferenza interverranno nutrizionisti, biologi, medici, dietologi, psicologi e la serata sarà allietata da una cena con degustazione di cibi e bevande rigorosamente biologici e a chilometro zero. Per informazioni e per prenotazioni potete telefonare ai numeri in sovraimpressione oppure prenotarvi via email. Arrivederci. Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must. A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate, perché ogni caso viene discusso in equipe e trattato da specialisti, perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole, perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti, perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore. Perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te. Perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti. Perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti. Perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia. Perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza. Perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa. Perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale. Torri di Quartesolo e Grancona. Eccoci rientrati in studio a Salutaria Focus, stiamo affrontando oggi il problema dell'assertività e della gestione della rabbia. Quindi abbiamo visto un filmato in cui emblematicamente si vedono due atteggiamenti. Allora, quello della persona che riceve la telefonata, che quindi sembra un po' indifferente alla stimolazione, diciamo, della signora, e invece la Maria Cristina che interpreta il ruolo della moglie, molto molto irata. Ecco, questo poi credo che i telespettatori lo riconoscano come una scena di vita quasi, insomma, normale. Ecco, che cosa c'è di rilevante dal punto di vista psicologico, dottoressa Strocchi? Io vorrei far riflettere
i telespettatori sull'atteggiamento del marito al computer. Perché noi abbiamo parlato di comportamento passivo, di comportamento aggressivo. Quello del marito è un comportamento passivo-aggressivo, che è indifferente. Cioè, la moglie telefona, lui non dice, ma insomma, potresti chiedermelo più gentilmente? Sì. No, lui dice sì sì e poi non fa nulla. Infatti il passivo-aggressivo è uno degli stili peggiori. Perché con un passivo-aggressivo è come far rimbalzare la palla contro il muro. Passivo però indisponente, ecco, indisponente, non neutrale. È un passivo-aggressivo e si manifesta con la procrastinazione, tipo questo che aspetta, con la dimenticanza della serie. Hai pagato la bolletta? Mi sono dimenticato, però intanto magari l'Italia non ha anche la corrente. Sì. Oppure la persona che ha questi silenzi e non sai mai cosa vuole, cosa... cioè la persona non chiara. Questi sono comportamenti passivo-aggressivi. La moglie invece è una persona aggressiva, anzi direttiva, perché avrebbe potuto semplicemente dire guarda come stai, come va, sai, ti chiedo un favore, siccome sono molto stanca, se potessi mettere sull'acqua così mangiamo prima, se anche a te va bene mi faresti un favore. Cioè sarebbe la stessa cosa espressa in un modo diverso, più gentile e rispettoso. Certo. E quindi in maniera che questo non susciti reazioni avverse da parte dell'interlocutore. Esatto, perché non è tanto cosa uno dice, ma come lo dice. Se lo dice con gentilezza e chiede per favore, anche per esempio una delle tecniche assertive è esprimere un desiderio. Noi a volte leggiamo nella mente dell'altro e vorremmo che capisse che noi vorremmo che preparasse la tavola e molti litigi avvengono per questo, per desideri non espressi. Non è che talvolta, ecco, i due personaggi che avete ambientato in maniera molto precisa spesso si trovano, perché sono uno la reazione all'altro, un passivo aggressivo magari si trova spesso perché forse è una forma anche di difesa, ecco, ma... Esatto, infatti il passivo aggressivo ha avuto dei genitori autoritari a cui rispondeva sì, va bene, ma non si sapeva poi quando avrebbe emesso questo comportamento. Com'è possibile, dottoressa Strocchi, la convivenza con una persona che nutre abitualmente una emozione di rabbia? Che cosa si può fare per chi la subisce? Allora, innanzitutto bisognerebbe capire l'origine di questa rabbia. Perché la rabbia, abbiamo detto, che è un dolore espresso con una modalità aggressiva. E lì bisognerebbe capire i motivi. Perché, ad esempio, un caso che mi è capitato, un paziente, una persona molto irosa, e quando io gli ho parlato e gli ho chiesto un po' della sua infanzia, lui mi ha detto che praticamente, nonostante fosse figlio unico, non è mai stato considerato dai suoi genitori, e addirittura quando la madre è morta, il padre si è fidanzato con un'altra donna e l'ha completamente escluso dalla sua vita. Quindi lui era poco più che un adolescente, perché aveva 19 anni ed è stato completamente escluso dalla famiglia. Quando poi ha incontrato la compagna, che poi ha sposato, aveva spesso queste manifestazioni di rabbia. Ma ricordiamoci che la rabbia è legata a un dolore e quindi andare a rivedere le situazioni passate e fare sfogare il dolore permette alla persona anche di diminuire la rabbia. Certo. Ecco, invece per chi convive o vive o è costretto, diciamo, a condividere momenti di vita con persone irose, che cosa possono fare? Diciamo, i non professionisti, come possono fare per contenere un pochettino gli eccessi di rabbia? Beh, intanto non rimanere lì, ma dire guarda, ne parliamo in un momento successivo, più tardi,
perché rimanere lì vuol dire accettare sì. il veleno che l'altro ti butta addosso. Quindi prendere la famosa pausa, sì. anche quando la persona prova ira, perché poi il passivo non è sempre passivo, perché certo. con la classica goccia che fa traboccare il vaso certo. può diventare molto aggressivo. Mm-hmm. Non so se qualcuno di voi si ricorda il film di Dustin Hoffman, mm-hmm. Cane di paglia. Mm-hmm. Sì. Quindi, ecco, bisognerebbe prendere proprio un momento di pausa, perché il momento di pausa certo. permette di riprendere in mano la situazione. Quello che si dice far sbollire la rabbia, no? Esatto. Per cui non affrontarla. Questo può succedere anche al telefono, una telefonata sì, sì. diciamo aggressiva, certo. magari è meglio non affrontarla e... Per dire ne parliamo. Ecco, Provo. Questo qui, comunque, in ogni caso, allora... Si suppone che poi l'atteggiamento iroso, dopo mutate le condizioni che lo hanno generato, quindi possa un pochettino rientrare. Sì, e dopo... anche perché non vive bene l'aggressivo, dopo i 50 anni è a rischio di infarto. Ecco, magari di questo poi parleremo, di quali sono gli effetti. Quindi adesso abbiamo fatto degli esempi in cui diciamo l'episodio della manifestazione dell'ira o della rabbia, magari sia pure violento oppure passivo, è comunque un episodio. C'è però una modalità in cui tutto questo diventa e si diciamo intride nella, sì. nelle fibre muscolari, nella carne, allora diventa un rancore. Sì. Ecco, il rancore invece quindi che emozione è? È una rabbia incancrenita. Mm. Mentre la rabbia dura un'ora, due ore, il rancore dura anche anni. Ed è accompagnato da un continuo dialogo interiore. Ecco, guarda come si è comportato, dovrebbe pagare, e non è giusto. E quindi la persona continua a portarsi, però non è detto che abbia delle manifestazioni poi di ira, certo. manifeste proprio, evidenti. Tiene dentro, cova. Certo. Il risentimento. Anche per il rancore, quindi c'è una possibilità terapeutica o psicoterapeutica? Sì, bisogna aiutare la persona a capire l'altro, certo. perché a volte delle persone magari sono disturbate e non, certo. non sono perfettamente centrate, certo. e quindi riuscire a capire le motivazioni dell'altro, il suo stato d'animo, possono anche aiutare la persona rancorosa a superare. Certo. Ecco, su queste parole ci fermiamo per qualche istante per dare la linea ai consigli per gli acquisti. Mi sembra che l'argomento si faccia molto interessante, quindi state con noi a Salutaria Focus.